Ciao ragazzi, oggi vorrei fare un breve discorso motivazionale. Verso la fine del video probabilmente capirete perché lo ritengo motivazionale. Ed è appunto un discorso relativo all'utilità dei vari esercizi, dei vari gesti atletici. Vi faccio questo video perché, come sapete, io ho sempre, diciamo, sperimentato un po' di tutto, ho sempre fatto anche esercizi particolari, metodi particolari. Mi è sempre piaciuto, insomma, sperimentare anche cose strane. E mi è sempre stata posta la domanda in risposta a questi video: ma qual è l'utilità di questo esercizio? A cosa serve questo esercizio? Quello che voglio dirvi oggi, che voglio farvi capire oggi, è che in realtà, se parliamo di gesto atletico, niente serve a qualcosa, come d'altro canto tutto può servire a tutto. Perché dico questo? Voglio lasciare al lato, diciamo, il discorso bodybuilding, perché uno lì potrebbe dire: questo esercizio è utile perché vi permette di crescere muscolarmente più di quello e cose varie. Quindi voglio parlare di gesti atletici. Ad esempio, saper fare una planche, ok? Una planche perfetta, come vi pare. Qual è l'utilità di questa cosa? Non ha nessuna utilità in realtà. Teniamo da parte il mondo social, tutte le cose che possono andare intorno. Parliamo proprio del gesto in sé. Qual è l'utilità di saper stare orizzontali su un supporto, a terra? Non è nessuna. E se la vedete da questo punto di vista, in realtà nessun gesto atletico serve a qualcosa. Saper fare una panca piana non serve a niente. Posso dire, mettiamo in mezzo le possibilità di sopravvivenza in risposta a un pericolo, quindi magari saper fare i 100 metri veloci mi permette di scappare da, non lo so, neanche, non posso dire un giaguaro perché mi prende, di scappare da qualcuno che mi insegue con più probabilità, oppure saper fare uno stacco mi permette di sollevare un masso che mi si è messo su un piede, cioè tutte situazioni un po' particolari, ma il gesto atletico in sé, ripeto, poi col calisthenics è ancora più facile. Non serve a niente. Saper fare trazioni in front lever, a cosa è utile? Non è utile a niente di per sé. Quindi nulla è utile, ragazzi. Non c'è niente di utile. Se la vediamo sotto questo punto di vista. Scusate se mi tocco la testa, ma ci sono circa 87 gradi qui dentro, quindi sto un attimo sudando. Cos'è che ci fa pensare che una cosa sia utile rispetto a un'altra? È il mondo esterno, ok? L'utilità relativamente ai movimenti viene vista come qualcosa che noi associamo o alla fama, alla notorietà o ai soldi, praticamente, perché sono praticamente le due cose che fanno un po' girare il mondo, perché danno quella sensazione di potere che all'uomo piace, ok? Quindi che vuol dire? Perché la plancia è utile? Perché se metti la plancia su Instagram, cioè, puoi mettere tutti gli hashtag fighi, puoi fare le facce fighe, sei un figo, cioè, cazzo, guarda quello cosa riesce a fare. Cioè, madonna, ma tu sei un influencer, ma sei fantastico, sei grandioso. Poi magari ci fai anche delle gare, perché in questi elementi magari ci sono delle gare, o magari trovi un bello sponsor, quindi ci inizi a guadagnare. Quindi, beh, quel ragazzo fa la plancia perché ci ruota tutto intorno. Com'è che fa, appunto, gesti atletici? Perché ha la gara, ok? Se non esistesse il powerlifting, magari, il tizio che alza i pesoni da terra avrebbe visto come un minchione. Okay? Perché dice, ma tutta questa fatica per cosa? A cosa ti serve alzare tutto questo peso da terra? Invece no, lui c'ha la gara, quindi deve vincere la gara, deve fare il record, può diventare famoso, può guadagnarci. È questa l'utilità delle cose. E io voglio farvi l'esempio estremo, perché anche in modo goliardico secondo me ci sta bene. Immaginatevi questa dimensione, questa cosa. Immaginate al giorno d'oggi una persona che passa tutti i pomeriggi della sua vita a casa a scorreggiare. Non fa nient'altro, scorreggia solo, in tutti i modi, così. Un coglione, praticamente, si verrebbe da dire, no? Una persona che non fa niente nella vita. C'è una dimensione parallela in cui esiste il campionato dei peti, che viene strapagato, e lo sport proprio, che altro che calcio, proprio risalta in tutto il mondo. Strapagato, tutti ci investono in questo campionato. Come verrebbe vista quella persona in quel mondo? Beh, ma lui è un campione, lui passa le sue, devolve, insomma, la sua vita a cercare di fare il peto più rumoroso, più, insomma, studiato meglio, quindi è un campione, è ovvio che è utile fare questa cosa che fa tutti i giorni. Quindi, ragazzi, l'utilità è semplicemente questo, è quello che voi mettete in relazione al mondo esterno. O comunque potrei dirvi che l'utilità, come dico sempre, è il saper fare la cosa fine a se stessa. Per me è questa l'utilità. Cioè, ad esempio, nel video, adesso non so quando caricherò i sottotitoli, insomma, quindi comunque in uno degli ultimi video in cui alzavo 300 kg così di bicipite, ma alcuni dicono sì, ma stai appoggiando, che poi dall'altra è vero, ovvio sto appoggiando, ma per me l'utilità di quella cosa
E per me l'utilità potrebbe essere andare da un amico e dirgli: ho alzato tre piotte, anche col tono della comicità italiana un po' più conosciuta, diciamo. Per me potrebbe essere quella l'utilità. E voi non mi potete dire che quello è inutile, perché per me questa è l'utilità. Per voi è quella che vi permette di guadagnare, di vincere le gare. È tutta una prospettiva personale. Per me vi direi che l'utilità deve essere anche ciò che vi fa sentire realizzati e bene con voi stessi. Vi piace? Vi fa sentire realizzati fare la planche? Perché fate la planche. Vi fa sentire realizzati fare gli stacchi, fare la planche? Fate la planche. Vi fa sentire realizzati alzare 300 kg? Fate quello. E questo voglio concludere, quindi, in breve, questo discorso motivazionale, invitandovi a essere persone libere. Nel senso, quando fate qualcosa, chiedetevi sempre se lo fate perché lo volete voi stessi o perché da fuori vi è stata ridimensionata la questione dei vostri desideri personali. E poi decidete se vi va bene così o no, perché si può scegliere anche quello. Nel senso, uno dice, può anche dire: io magari preferisco fare altre cose, ma vedo che il mondo gira intorno a questi elementi per fama, soldi, quello che vi pare, e accetto questa cosa. Però fatevela questa domanda. Io me la sono fatta e la mia conclusione è che io voglio fare il cazzo che mi pare. Detto questo, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!